Davvero. Quante cose inutili, ammassate con tanta avidità, occupavano tutto lo spazio, ci impedivano di muoverci. I nostri ginocchi urtavano in ginocchi di legno, di pietra, di metallo. Oh, certo, dovremo invecchiare molto, molto, prima di diventare giusti, prima di giungere a quella serena imparzialità, quel dolce distacco nei confronti e nei giudizi, quando non abbiamo altro da spartirci al di fuori di questo silenzio. Sì. Quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbi e senza senso, sacrifici e sconfitte, e altre battaglie per cose che ormai erano state già decise da altri in nostra assenza. E gli uomini innocenti a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede, nemmeno si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura un po' di azzurro, non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure chissà, là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo, tra ferri arrugginiti e ossa di tori e di cavalli, tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po' di alloro, e il fumo sale nel tramonto, sfilacciandosi come un vello d'oro.